con i committenti coraggiosi. Ciao a tutti, in compagnia di questa sera abbiamo un ospite, Matteo Pontara, una superstar della delle naturali. Ciao Matteo. Ciao, ciao Nicola, esagerato dai. Un po'. No dai, è veramente un onore averti qui in diretta tra i nostri committenti. Nicola, alle mie spalle ho anche l'intonaco in argilla, giusto così, tanto per presentare un po' di prodotti. Oggi non è il tema, ma fa sempre piacere. Sento il profumo, infatti. Sì, sì, si vive bene, effettivamente. È un altro modo di vivere e usare certi prodotti, non solo di costruire, ma proprio di vivere. Immagino. I nostri committenti lo sanno bene perché da noi appunto vogliono, pretendono la costruzione naturale, sana, e utilizzano normalmente argilla, perciò già questo gruppo è già predisposto a utilizzare materiali naturali. Okay? Bene, complimenti. Grazie a nome di tutti quanti. Adesso ci saluta Marco. Ciao Marco. Marco Cimini, se lo conosci, sta seguendo. Saluti Marco. È un corridore anche Marco, no? Com'è? È un corridore di quelli da lunghe distanze. È un collega runner per tutti quanti. Allora, oggi parleremo del cappotto naturale e con il bonus facciato 2020. E per quale motivo vogliamo parlare di questo argomento oggi? Perché siamo nel 2020 e c'è questa ghiotta opportunità che è appunto l'utilizzo di una detrazione cospicua del 90% per isolare condomini oppure anche edifici, abitazioni singole o bifamiliari, quel che sia. Perciò oggi il nostro obiettivo, Matteo, sarà quello di comunicare perché un committente, una persona, dovrebbe scegliere un isolamento in materiale naturale, come per esempio la fibra di legno, e non il classico polistirolo che l'impresa tende a proporci, appunto perché costa meno. Ok, vorrei sentire un po' questa tua impressione e avere qualche tuo spunto sulla base anche della tua esperienza in questi anni, in quanti anni è che fai questo lavoro all'interno dell'ambiente dell'edilizia naturale. Ma allora, intanto saluto tutti di nuovo. Nell'edilizia naturale vera e propria è da 13-14 anni che ci lavoro e vivo, che sono due cose leggermente diverse. Cioè, mi piace viverci perché sono prodotti che ho scelto per casa mia, per il mio ufficio, per la sede dove lavoro, ma anche lavorarci vuol dire confrontarsi con alcuni aspetti che non sono solo emozionali, ma anche commerciali. Quindi riuscire a rispondere ad alcune domande come questa, che è la domanda base del committente e anche del tecnico che si trova a dover rispondere col committente. Mi propongono il prodotto in polistirolo d'altro perché costa meno. La questione direi che diventa lì. Potremmo spostarla e dire costa meno adesso, però dobbiamo iniziare a valutare un costo complessivo. Cioè, è vero che ho un costo minore di installazione perché vado ad installare, il più delle volte male, purtroppo con Nicola abbiamo condiviso alcune esperienze di cappotti economici fatti in maniera economica che sono disastrosi, ma è vero che ho un costo che può essere leggermente inferiore adesso o può essere molto inferiore, ma devo iniziare a ragionare soprattutto per il committente che costruisce casa, non per l'impresario che vende la casa, che sono due cose leggermente diverse, ma chi costruisce casa ha un bene, e questo bene è una cosa che io devo valutare quanto mi dura nel tempo, quant'è il valore residuo fra 30 anni, 40 anni, 50 anni. Guarda Nicola, ti riporto un'esperienza che purtroppo abbiamo avuto nel 2015, il terremoto dell'Emilia, di clienti che avevano da demolire, smantellare degli edifici.
c'erano degli edifici di metà 800 costruiti con laterizio, legno, tavelle, tavolati in legno, materiali che erano per forza naturali, nel senso che erano i materiali semplici della nostra tradizione. La stesso proprietario aveva una casa anni 70 costruita con i primi calcestruzzi additivati, con delle tavolato in laterizio, con delle guaine bituminosi e un po' i primi isolanti che erano stati aggiunti nel sottotetto e altro. Questo committente ha avuto una differenza importante, perché nella demolizione di un edificio povero comunque del metà 800 ha recuperato della moneta, perché questi materiali sono stati recuperati perché avevano ancora un valore residuo. L'altro è diventato un costo pesantissimo. Cioè, il fatto di smantellare dei materiali che sono stati composti, che sono di origine petrolchimica o di origine minerale, trattati con termoindurenti, lane di roccio ed altro, soprattutto prima del 92, creano dei sovraccosti al giorno d'oggi decisamente importanti. In prospettiva, la gestione del materiale diventerà un elemento sempre più importante. Cioè, già adesso lo sappiamo noi professionisti quanto costa la gestione degli sfridi di cantiere. Dove porto questo materiale? Dove lo vado a smaltire? Quanto mi costa lo smaltimento di un prodotto? E pensare che un prodotto che porto in casa mia, anche se è sulla parte esterna del muro, mi costa di più andarlo a portare in discarica, andarlo a demolire, che non a comprarlo, mi fa venire un po' di pensieri. Questo vale nel sistema a cappotto, sia per il pannello isolante, ma anche per le rasature. Sulle rasature, troviamo dei sovraccarichi di resine ed altro che, diciamo, in casa non le metterei mai. Appena fuori dalla porta di casa non è che siano del tutto indifferenti per la qualità, del mio qualità della vita e di quello che sto costruendo, e soprattutto di quel valore residuo che avrò negli anni. Cioè, certo. Questo è un passaggio, cioè mettere a fuoco il costo adesso, e visto che parliamo di detrazioni, abbiamo questa incredibile fortuna, tutta italiana, quindi valorizziamo anche questo aspetto. Prima del 65 e anche solo dei lavori del 50, adesso addirittura del 90%, quindi è un'opportunità eccezionale su cui andare a lavorare in maniera importante. Certo. Okay, io vedo anche le domande adesso. Ti dico, Efraim Martinelli ci fa una domanda, sì. Casomai poi le rispondiamo, comunque giusto per introdurla un attimo. Riusciamo un giorno a studiare assieme l'attacco al piede tra guaine e cappotto? Sì, ne abbiamo già studiati, però andiamo nel dettaglio. Okay. Certo. Adesso purtroppo abbiamo i tecnici come Nicola che ci fanno fare i salti mortali, perché una delle cose che stanno facendo ultimamente è quella di inserire dei LED nel dente che consigliamo di creare nel dente rovescio del cappotto. Cioè, il trucco cos'è? Sempre più spesso, avendo cappotti di spessori importanti, è di avere uno spessore di cappotto di facciata che esce rispetto al filo dello zoccolo. Mentre siamo abituati in Veneto, nel nord Italia, ad avere lo zoccolo che fuoriesce, però lì si ferma acqua, adesso stiamo cambiando, cioè il cappotto, soprattutto sugli edifici alti, esce e lo zoccolo rientra, così sgocciola meglio tutta l'acqua che corre in facciata. Lì sotto, in questo dentino che si viene a creare, per illuminare il percorso del marciapiede o d'altro, i professionisti vanno qualche volta a inserire dei LED, dei punti luce, in modo da illuminare in maniera anche elegante questo. Quindi qualcuno dice che fa galleggiare l'edificio facendo questa lama di luce a terra. Per i cappottisti è molto comodo, così non abbiamo più quella luce radente di facciata che mette sempre un po' in difficoltà la finitura estetica del cappotto. Ecco, perciò Efraim, un altro dettaglio da studiare assieme prossimamente. Allora, un'altra considerazione. Giustamente tu hai detto che il cappotto
se fatto di qualità non diventa più un costo, ma diventa alla fine un investimento. Infatti quando a me è difficile che venga un cliente a chiedere un cappotto in EPS perché sanno che mi occupo solamente di paglia, canapa o fibra di legno, ok? Però anche se un cliente mi chiedesse un cappotto in EPS, direi guarda, te lo sconsiglio piuttosto, dai il colore, oppure fai una cosa fatta bene che può durare nel tempo, ok? Il vantaggio di usare un cappotto in fibra di legno, anche considerando il cambiamento climatico, è molto importante, perché ha delle caratteristiche che sono quelle di mantenere l'edificio, non dico fresco d'estate, però di impedire il calore, l'entrata del calore dall'esterno verso l'interno del mio appartamento. Ecco, puoi spiegare, Matteo, la differenza nel regime estivo di un cappotto in fibra di legno rispetto a un cappotto in polistirolo? Allora, la differenza è abbastanza semplice, nel senso che EPS è un prodotto molto leggero che è un contenitore d'aria fatto di prodotto chimico, di un petrolio essenzialmente espanso, con tutte queste palline a modo di popcorn messe assieme. E quindi di fatto non può avere grandi prestazioni di protezione dal caldo, perché la protezione dal caldo è data da tre valori che ha un materiale: la capacità di non far passare il calore, e questo ce l'ha anche l'EPS, però poi è dato dalla capacità di assorbire calore, che questa viene con due prestazioni del materiale: la sua densità e la sua capacità termica massica, cioè la capacità del materiale di assorbire energia. Per renderla un po' più semplice, però direi che è da provare a mettere sotto una lampada a raggi UV un pannello isolante. Questo si dimostra in maniera molto semplice, anche visivamente, come questo funziona. E dal punto di vista tecnico è questa combinazione dei tre materiali, dei tre dati del prodotto, quindi il lambda del materiale, la capacità termica massica e la massa. Tanto per capirci, un cappotto in fibra di legno ha una densità attorno ai 140-145 kg contro un 20 kg di un EPS. Per quanto riguarda poi la qualità estiva, aggiungerei un piccolo passaggio, Nicola, se permetti, che è una qualità non solo termica, ma anche termoigrometrica. Cioè, quello che qualche volta ci dimentichiamo è che noi, per stare bene, dobbiamo rendere le strutture sane, salubri. Tu costruisci case in paglia e altro, e sai quanto alcuni prodotti che noi normalmente usiamo siano igroregolatori, cioè funzionino per gestire meglio l'umidità interna, ma anche l'umidità della parete stessa. Uno dei grossi vantaggi che ci danno i prodotti isolanti, come la fibra di legno e i prodotti in genere quelli naturali, è quello di permettere alla muratura di asciugarsi. Il professionista, quando firma l'agibilità, firma la corretta asciugatura delle strutture. Quando abbiamo dei cappotti in EPS, abbiamo dell'umidità all'interno delle strutture o dell'umidità all'interno degli ambienti che molto più difficilmente riescono ad essere smaltite, soprattutto le umidità che abbiamo all'interno delle murature. E questo crea delle situazioni abbastanza critiche. Un'esperienza diretta di un cliente di Vicenza che si è trovato a rifare un cappotto. Questo committente aveva un cappotto in XPS, un cappotto degli anni 80, metà anni 80, e stava male dentro. Poi ha avuto un'aggressione di formiche all'interno dell'XPS, perché le formiche vanno dove c'è un ambiente caldo e umido, e lì c'erano l'ambiente caldo e umido perché la muratura non poteva asciugarsi. L'XPS non fa traspirare la muratura, non la fa asciugare. Lì dietro si è creato un ambiente ideale per le formiche, lì sono entrate e hanno fatto un disastro. Il cliente cosa ha detto? Voglio stare bene. Ha tolto questo cappotto,
l'ha fatto rimuovere, ha installato un cappotto Natura Wall in fibra di legno e già da subito ha detto: sento la casa più asciutta, perché tutti gli anni di accumulo che questa muratura non riusciva a scaricare è iniziato a scaricarsi verso l'esterno e non solo verso l'interno. Questo è un aspetto un po' difficile da spiegare a chi non l'ha mai vissuto, ma se hai clienti che usano argilla o d'altro, magari si vive questo. Io volevo capire, ma qual è stata la motivazione che ha spinto a cambiare da polistirolo a fibra di legno questo cliente? La motivazione è la fortuna di trovare qualche consulente capace, il più delle volte. Purtroppo, per chi ci sta seguendo, posso dire che ha già una buona fortuna di essere qui con Nicola e con un gruppo, se non ho capito male, che ha questa indicazione. Purtroppo, spesse volte capita di trovare buonissime persone, capaci lavoratori, ma che non hanno alcune competenze, o magari le hanno, ma non hanno ancora... non hanno trovato delle soluzioni idonee, ecco, questo è il motivo, perché chiaramente diciamo che le conoscenze, almeno di base, sono a disposizione di tutti, però la fortuna da parte di un committente di trovarsi in mano qualcuno che li possa guidare, direi che è basilare. Come punto, sì, anche perché poi diventa un risparmio di tempo e di soldi, perché è inutile che io faccia, non so, un cappotto in fibra di legno da 30 cm su una parete da 25, mm-hmm, perché il tecnico quale dice io voglio un lambda da 0.08, mm-hmm, quando magari con 12 cm riusciva ad avere un'ottima prestazione avendo un prezzo anche interessante. Perciò il tecnico serve anche per mediare tramite dei calcoli qual è l'intervento migliore da fare per quell'edificio lì? Sì, questo è un aspetto che dal punto di vista normativo direi abbiamo ancora da migliorare. Qui a livello normativo poco si sta muovendo. Se pensi che fino a 2015 a livello nazionale era previsto 230 kg a metro quadro come prestazione estiva, cioè la prestazione estiva di una struttura era risolta se non aveva una parete da 230 kg. Esatto. E questa era una follia, perché il nord Italia, ma anche il centro e sud Italia, sono pieni di strutture in latro cemento, di sottotetti in latro cemento, che pesano più di 230 kg, che sono 230 kg a metro quadro, che sono inutilizzabili d'estate. E è piena l'Italia di queste situazioni, quindi quella non è un dato reale. Purtroppo a livello normativo, chi si siede al tavolo a trovare la norma fa parte di alcune lobby, o come è anche palese, no? E quindi fa delle prescrizioni. Adesso qualcosina è cambiato, qualcosina sta migliorando, e riuscire ad avere delle pareti che abbiano delle prestazioni abbinata, però è per questo che serve anche il tecnico, perché il tecnico sa guidare il committente dicendo sì, va bene, lavoriamo sulla parete, però magari invece che fare i 30 centimetri che dicevi di cappotto ne facciamo 12 e magari investiamo su un ombreggiamento del serramento esposto sud-sud-ovest, parlando del regime estivo, no? Allora studiamo di più il dettaglio, il collegamento che ti dà un miglioramento del tuo comfort abitativo, mentre se mi affido all'applicatore di cappotto, lui mi dirà che 30 è meglio di 12, ovviamente, nel suo ambito. Il professionista invece mi può dire, no, guarda, è meglio che fai 12, magari fatto con questo materiale, poi invece che fare questo facciamo un ombreggiamento esterno piuttosto che un sistema diverso di correzione di ingresso sulle parti trasparenti, e correggiamo bene il ponte termico perché portiamo, che so, un 4 anche in gronda, e correggiamo il ponte termico anche del balcone. Le tante situazioni che si trovano, soprattutto in una ristrutturazione da bonus a bonus energetico, e quindi il progettista man mano ti porta avanti a fare la scelta e a fare il lavoro in maniera ideale. Certo. Sì, infatti
la situazione più preoccupante andando avanti adesso è come anche lo prevede la normativa sull'applicazione poi del bonus facciata, è appunto il regime estivo, perché si è visto che ormai è diventato un vero e proprio problema, perché si sta utilizzando sempre di più i condizionatori per condizionare all'interno, perché i nostri condomini sono dei veri e propri colabrodi alla fine. Infatti ricordo un'indagine di Legambiente 2014 che dal titolo metteva tutti in classe A, dove scriveva che ci sono edifici nuovi ma già vecchi. Sì. E questo è la testimonianza, perché alla fine andare a dimostrare un edificio in classe A è abbastanza semplice, ma dare un comfort all'interno, quello invece è più difficile. E con i materiali naturali riusciamo ad arrivarci e a dare una prestazione per chi poi vive al suo interno. Sì, quello sicuramente. C'è un aspetto, io ricordo quello lì di Legambiente, tutti in classe A, era riferito alla parte invernale. Sulla parte estiva penso che sia ancora peggio la questione, perché la parte estiva richiede più progettazione ancora rispetto alla parte invernale. Cioè, è quello che stiamo vedendo... E ogni volta, ogni scatto in avanti che si fa nell'approfondimento, si dimostra come i materiali naturali rispondono meglio ai requisiti del vivere sano e vivere bene, okay? È legato, uno, come prestazione estiva, alla protezione del calore che arriva da fuori. Ecco che qui il progettista mi serve per definire nella mia stratigrafia il materiale ideale. Per me è sempre un materiale... Cioè, parto dal concetto che il materiale deve essere di origine rinnovabile, ma per un motivo semplice: lo uso io, fra 30-40 anni lo stesso materiale verrà prodotto nello stesso luogo, cioè l'albero ricresce e lo troverà anche mio figlio. Mi sembra ovvio fare una cosa del genere, cioè, mi sembra assurdo fare diversamente, ecco, questo è il concetto. E uno è comunque la protezione del calore da fuori, poi ho la gestione igrometrica, che sta diventando un elemento importante. Cioè il prossimo passaggio dal punto di vista energetico, risolto abbondantemente la questione invernale, direi che quella ormai è, almeno per i tecnici, è abbastanza facile, potremmo dire, insomma, è da progettare chiaramente, soprattutto con i sistemi a cappotto su edifici esistenti o rifacimento facciate, interventi all'interno, comunque c'è molto da fare, però direi che è la più facile. Ad una corretta gestione, prima passiva, che poi verrà integrata con una parte attiva dell'umidità, diventa il prossimo step. E qui il fatto di usare prodotti naturali che sia sull'esterno permettono una corretta asciugatura della muratura, ma anche sull'interno permette una corretta asciugatura della mia pelle, tanto per essere chiari, mi permettono di vivere meglio e tra l'altro di far funzionare meglio gli impianti. Questo è anche un ulteriore passaggio per creare dei comfort. E su questo vediamo come appunto l'argilla, gli isolanti naturali hanno una marcia in più. Cioè, io le ho fatto vedere prima qua dietro, perché il fatto di vivere, di provare a entrare in certe case, tu Nicola lo sai bene, entrare in una casa dove un cliente dopo 2 anni ti dice «Oh, se sta proprio bene», è una soddisfazione, immagino. Sì, sì, persone che sono lamentati dell'intonaco in argilla o isolanti di legno, non ce ne sono mai stati, ecco. E faccio un'altra domanda. Fossimo all'interno di una riunione condominiale, okay. Dobbiamo scegliere con l'amministratore e l'assemblea che cappotto utilizzare. Usiamo quello in polistirolo da 45 euro metro quadro oppure in fibra di legno? Che, come potremo convincere l'assemblea condominiale sul vantaggio di utilizzare un isolante naturale in fibra di legno? Allora, per esperienze personali che ho avuto, ti dico, quando c'è una riunione condominiale è importante individuare chi ha più millesimi. Già subito lì
è una questione basilare. Ha avuto una fortuna una volta che c'era uno che aveva 780 millesimi lui, convinto quello, la cosa era consolidata, amministratore o no, non c'entrava. E quella è una bella soluzione, però capita pochissime volte. Sto qua, 10 appartamenti su 13, per cui la cosa era risolta abbastanza velocemente. Ma guarda, su questo abbiamo una fortuna, e qui mi rifaccio ai bonus che abbiamo, che è sfacciata, mi viene quasi da dire, in Italia. Siamo gli unici al mondo che hanno queste detrazioni di imposta su questi livelli. Leggevo in Francia arrivano a qualcosa tipo 4-5 mila euro di detrazione, cioè niente rispetto a quello che viene dato a noi. E questo da un lato perché siamo un po' in ritardo, ma dall'altro anche ci permette di avere un grandissimo vantaggio. E sulla questione di convincere un'assemblea condominiale, qui io andrei sui conti ripartiti sul singolo. Molte volte, soprattutto nel condominio, abbiamo collaborato con delle strutture anche importanti che fanno interventi su grandi palazzi di città. Sul singolo, alla fine, ha un'esposizione di metri quadri di facciata che sono veramente pochissimi, cioè abbiamo degli appartamenti che hanno 20-25 metri quadri di facciata, 30 metri quadri, sono veramente contenute le esposizioni, le quantità di facciata, soprattutto su edifici multipiano molto alti, per cui l'incidenza del costo del materiale rispetto al costo di impianto del ponteggio piuttosto che di altro si va a ridurre in maniera sensibile, e quindi riuscire a far capire che un delta in più di costo adesso, ma con un vantaggio in termini di prestazione estiva, di prestazione igrometrica, di prestazione acustica da non trascurare, fatto salvo a mantenimento dello stesso serramento, lascio, come dicevo, un valore aggiunto all'immobile, questo mi permette di riuscire a risolverlo. È chiaro che poi nell'assemblea lì la gestione non è molto semplice, ci sono fior fior di psicologi che lavorano su questo, e se ci fosse la formula magica sarebbe un pochino troppo facile, però ricordo queste collaborazioni. Uno degli scatti era proprio quello di far capire quant'è l'incidenza a metro quadro per ognuno, e quindi di fatto si va a ridurre molto l'esigenza. E hai avuto poi testimonianze sulla base di questi interventi da parte dell'amministratore o di qualche condomino sull'efficacia del sistema, una volta posato, sul comfort che una persona poteva anche sentire? Sì, guarda, una cosa molto interessante l'abbiamo vissuta a Montella. Montella è un paese di Avellino, provincia di Avellino. Provincia di Avellino, lì era una serie di 6 palazzine IACP, se non ricordo, case popolari, per capirsi. Mm-hmm. Erano 4.000 metri quadrati di intervento, e 6 palazzine, per cui la ditta è partita la prima palazzina, la seconda palazzina, lì hanno fatto uno dei primi capotti in fibra di legno in Italia di quelle dimensioni, che non fosse sulla casa privata, per capirsi. Lì avevano scelto una soluzione 12 cm, Montella è sui 500-600 metri sul livello del mare, per cui è abbastanza freddo d'inverno, è dentro in Irpinia, per capirsi. Per cui avevano il freddo, ma lì era il periodo estivo in cui stavano lavorando. La cosa molto interessante era che i vicini, da un palazzo all'altro, andavano a provare l'appartamento con il cappotto. E quello era bellissimo, no? Quando sono andato io a fare sopralluogo in cantiere, era ancora 2008, mi pare, quindi era... questi vicini, tra l'altro tanti pensionati, per cui erano lì che controllavano tutto il cantiere, ogni tassello che fosse posato giusto, era bellissima la situazione, poi 6 palazzine importanti, e questa invitare l'amico a sentire come si sta bene nella casa
d'estate col cappotto e quest'altro che dicevano no, adesso venite da me a farlo. No, ma guardi che il piano prevede che adesso facciamo la palazzina 1, poi la palazzina 2, poi la 4. No, 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 bisogna fare. E quello è stato un passaggio molto interessante. Quindi lì non solo era a posteriori, ma già durante il cantiere era interessante questo passaggio qui. Sentivano già il beneficio. Sì, immediatamente, incredibile, incredibile. D'estate, d'estate. Poi d'inverno ovviamente quello è notevole. Ricordo un cliente che, questo era in provincia di Verona, basse veronesi, magari lo conosci bene Nicola, Vigasio, giù di lì, che lui aveva... molto umido e caldo. Caldo, umido, eccezionale. Lui aveva un sistema di misurazione della temperatura, perché lui aveva le cucine ad angolo, no? Nell'angolo aveva la dispensa, okay? E lì nella dispensa lui aveva la Nutella, e lui era nervoso perché d'inverno la Nutella era troppo dura perché era freddo, d'estate era sempre troppo sciolta perché era calda. Dopo che ha fatto il cappotto, lì parliamo, ed è ancora, l'avevo fatto io con la mia ditta ancora, quindi 2005-2006, e dopo aver fatto un cappotto, allora si usavano i 6-8 centimetri, ho fatto cappotto, era contentissimo, e anche lì era estate, basse veronesi, quindi molto caldo, umido, era molto contento, fare la Nutella rimane spalmabile. Questo è il mio criterio di misurazione del comfort termoigrometrico, e era contento di questo. Quindi queste esperienze molto semplici sono veramente piacevoli. Sì, no, infatti, perché così si capisce effettivamente la resa, perché non stiamo parlando di numeri, umidità relativa, temperatura interna, sì, temperatura facciata, superficiale, ok, parliamo di la Nutella, se era spalmabile o no. Cioè, quella è la sensazione immediata che hai, quella è spettacolare. Cioè, il cliente che ti dice così è una soddisfazione. Sì. Dopo, facciamo anche i calcoli dei numeri, ma... Sì, dopo. E comunque è vero, perché funziona proprio così. Anche quando, non so, vado a fare una nuova casa in paglia, il committente mi chiede facciamo la casa in paglia o in canapa, eccetera, eccetera. Abbiamo di solito tutto il paese contro, perché la casa deve prendere fuoco, e se viene il sisma non si sa, marcisce, insomma, ha tutte le più grandi scarogne. I tre porcellini contro. Esatto, anche quello. Esatto. E fatto dopo, però, quando la casa è ultimata e finita, ci sono i pullman che vengono a visitare la casa per vedere se effettivamente corrisponde alle caratteristiche. Dopo, fortunatamente, c'è anche il lieto fine, che insomma sono anche piacevolmente sorpresi di questi sistemi, perché funzionano. Guarda, queste sono, adesso me ne vengono in mente anche altri aneddoti. A Bologna, Sasso Marconi, c'era un progettista e un impresario che si sono ristrutturati appartamenti tutti e due. Uno abitavano vicini, uno si è fatto una soluzione con un cappotto sintetico e l'altro invece l'ha fatto con un cappotto naturale. Allora, quello col cappotto sintetico, l'impresario era convinto della sua scelta, perché isola meglio, perché costa meno, perché là, perché su, perché giù. Un giorno ci troviamo, dopo 2 o 3 anni, con il tecnico e con l'impresario, vicini di casa, ancora amici, e fa: devi spiegarmi, mi fa, perché il suo cappotto, che secondo me isola meno, perché il lambda magari è leggermente migliorativo con prodotti sintetici, che secondo me isola meno, però io vado a casa sua e mi sento meglio rispetto a casa mia. E lì gli ho detto: guarda, è anni che te lo dice l'architetto che funziona meglio, perché non è solo il valore invernale quello che conta. Il valore invernale conta magari per la caldaia, ma neanche poi così tanto, perché non è solo quello che incide sul riscaldamento. Ti interessa la gestione della fase invernale, la gestione della fase estiva, l'asciugatura delle strutture. Una struttura asciutta ti fa vivere meglio a parità di temperatura. Certo. Una struttura che assorbe umidità, quindi delle finiture interne che ti assorbono umidità, ti fa vivere meglio a parità di temperatura e di umidità. Sui
pozzi esterni, una cosa che dico spesso, dicevo spesso e devo ricordarmi di dire, e noi abbiamo costruito per millenni, non per secoli, per millenni, strutture con intonaci in calce, con intonaci ben aderenti ai fondi, con intonaci che abbiamo visto soffrire tantissimo su facciate del 600, 700, 800 e pian pianino degradarsi, consumarsi. Adesso vediamo i cappotti venire giù, vediamo le pitture elastomeriche, i prodotti sintetici che vengono giù e si spelano. Ok? Cioè, un prodotto che sia, come si può dire, che assorbe anche sull'esterno, che assorbe umidità anche in caso di infiltrazione, ma lo ricede velocemente, che è quello che ha sempre fatto una finitura in calce o adesso un po' più moderne ai silicati o ai silossani, rispetto ad un elemento chiuso anche sul lato esterno, vuol dire che se ho una problematica che mi si infila dentro, uno la butta fuori, magari si vede la macchia, nel corso di 40 anni inizio a vedere gli aloni, no? Come succede su alcune case, se giriamo i casali storici. Se invece giriamo degli edifici, anche anni 80-90, vediamo delle facciate dove viene giù cappotto l'intonaco. Non so se posso far vedere alcune foto, ma così. Sì, se hai qualche foto di esempio. Se qualcuno prende spavento. Che possiamo vedere, insomma, è per forti di cuore questo gruppo. Ok, dai, vediamo. Vediamo se si riesce a vedere. Sì, ecco, già il buon Vitruvio diceva comunque le sette mani. Esatto. Okay, non servono sette, magari tre, però sì. Insomma. Sì, importante, riesci a farlo vedere anche? Sì, eccolo qua, un attimo. Qui dalla regia, ecco qua, io mi nascondo. Sì, non so se vedete questa foto, questa è Bologna, quindi non tanto distante. Questo è un cappotto in EPS che è stato montato su un edificio esistente. Una serie di errori madornali in fase di posa, per chi è professionista, fanno spavento. E però queste sono le situazioni quando vado ad appiccicare su qualcosa che non è coerente con quello che è sotto, e soprattutto quando mi entra dentro un problema me lo trovo direttamente a terra. Tra l'altro, cosa interessante, oltre che i danni all'edificio, anche i danni, in questo caso, alle automobili sotto. Purtroppo qui ne ho una fila un po' troppo lunga di queste immagini, non vorrei spaventare, però questo siamo a Bologna, questo qui erano 2015 in Cilento. È interessante cosa è scritto, non so se lo leggete, cosa è scritto qui sotto. Il foglio di muro che le raffiche di vento e la pioggia hanno scollato. Cioè, il cappotto era già definito un foglio, no? E non è questo il modo corretto. E questo deriva da una scelta economica, perché mi costa meno e costa meno, e quindi quando la scelta è sul costa meno, purtroppo molte volte mi trovo in situazioni, spero non per forza così, ma è più facile trovarsi in queste situazioni. Okay, Nicola, ti chiedo se ci sei, faccio vedere ancora alcune altre immagini anche qui, delle finiture che si staccano, finiture, pannelli. Questo è un altro cappotto, quelli verdine che sono dei pannelli rimasti appesi, degli altri si sono, il resto è completamente venuto via. Per cui attenzione, che spesse volte alcune differenze di costo sono legate al fatto che un tipo di prodotto richiede una certa attenzione, e altri prodotti invece vengono svenduti in maniera poco professionale, perché qui ci sono anche una serie di errori abbastanza importanti. Qui siamo in Toscana, vicino ad Arezzo, se non ricordo male, dopo un fenomeno da vento, qui è partita la facciata. Cioè, vedete che situazioni di questo tipo sono abbastanza preoccupanti. Da un giorno all'altro trovarsi l'edificio in queste condizioni non è piacevole. Poi ci sono un po' di questioni tecniche che sono capitate, di errori
sia nella fase di incollaggio che nella fase di tassellatura. Qui un altro po' di errori anche sulla preparazione del fondo, la muratura, la tipologia di tassello. Qualche plotta di colla superstite. Accessoristica inadeguata e fissaggio inadeguato dell'accessoristica. Questo è un altro intervento ancora più drammatico a Favaro Veneto, quindi in Veneto. La cosa che mi ha sorpreso, Nicola, è che quando avevamo iniziato circa 20 anni fa si vedevano queste immagini che arrivavano tutte dall'estero, dal nord Europa o da altro. Poi abbiamo riempito gli archivi di situazioni in Italia di questo tipo. Purtroppo abbiamo imparato anche a fare degli errori piuttosto gravi. E qui ci sono un po' di errori tecnici oltre che di scelta dei materiali. Ok, interrompo la condivisione. Cos'è? Eccomi qua. Siamo tornati. Invertiti, siamo tornati. Va bene, dai. E una domanda: quali sono, dopo aver visto queste immagini, le principali cause di questi errori? Secondo te, qual è la principale causa del perché questi cappotti sono caduti a terra, si sono staccati, insomma, non hanno resistito agli agenti atmosferici, al tempo? Allora, vuoi una risposta dal punto di vista tecnico, commerciale? Dal punto di vista commerciale ti direi, è stato scelto quello che faceva meno. E questo è un aspetto, e questo direi che è la base. Non è stata fatta una valutazione di quello che veniva offerto. Perché alcune cose, se c'è una richiesta chiara dall'inizio, e qui torno al discorso di prima, cioè se ho una richiesta gestita da un tecnico che mi accompagna in alcune attenzioni, riesco bene o male a risolvere il 90% di questi errori. Poi il tecnico deve vedere alcuni aspetti. Preparazione del sottofondo sulle strutture esistenti è uno degli aspetti basilari. E quando noi abbiamo fatto l'ETA del sistema cappotto, l'ETA è l'omologazione del sistema, l'avevamo fatto considerando che l'intonaco esistente non fosse aderente. Perché chi è adesso come adesso che su un condominio esistente, o su un edificio esistente, non per forza un condominio da 8 piani, anche 3 piani, chi è che può garantire che l'intonaco esistente da 30, 40 anni, da 50 o da 20 sia completamente aderente su tutte le superfici? Certo. E questo non lo posso fare, per cui devo ragionare con un sistema che possa lavorare anche solo tassellato. E questo sistema di tassellatura, il classico sistema di tassellatura più forte che si usa con tasselli in acciaio, ovviamente protetti a ponte termico, che si usa con i materiali cosiddetti pesanti, cioè l'isolante, per esempio in fibra di legno, che richiede una tassellatura supplementare. Per me richiede una tassellatura supplementare perché ragiono con il tassello che lavora. Perché sotto ho un intonaco di cui posso fidarmi, sì, lì dove lo vado a assaggiare posso anche fidarmi, ma su tutti i metri quadri anche no. Quindi quello è un passaggio. L'altro, poi tecniche di posa, quindi incollaggio, non si fa a plotte, si fa un incollaggio perimetro punti o in continuo su tutta la superficie, meglio ancora, e poi studio del dettaglio. I punti critici particolari sono infiltrazioni d'acqua. Le infiltrazioni d'acqua che si possono avere nell'attacco in gronda e nell'attacco attorno ai serramenti. Quelli sono i punti da progettare, cioè non è che lì lo risolvo in cantiere. Come arrivo ad attaccarmi su in gronda? Abbiamo visto l'esempio di Favaro Veneto, lì non avevano chiuso bene sopra,
e molte volte iniziano a montare il cappotto e non ho la copertina, che può essere una scossadina di rame che fuoriesce, può essere lo sporto del tetto, qualcosa devo avere su cui il cappotto va a chiudere, e devo pensarlo prima di iniziare a posare il sistema cappotto, non arrivare lì e dire adesso cosa faccio perché è già troppo tardi. Esatto. Chiaramente se ho un prodotto tipo la fibra di legno o un prodotto naturale che ha un'infiltrazione d'acqua, magari mi si fa la macchia perché vedo che esce l'umidità che ho interno, ma questa umidità mi esce. Se invece ho un prodotto di origine sintetica, quell'acqua lì rimane lì. Esatto. E mi fa il casino. Certo. E secondo te come può un committente capire se l'impresa, se il sistema che viene proposto per fare un cappotto è un sistema idoneo? Cioè, lo può capire dal preventivo, lo può capire, cioè, quali sono quel qualcosa che può far capire al committente che è giusto appaltare il lavoro a quell'impresa o a quel progettista anche? Beh, una delle discriminanti più interessanti è vedere il capitolato. Cioè, se ti arriva un'offerta con 8 righe, non ci siamo. Se l'offerta è ben distinta, magari anche il preventivo è lungo, tante cifre, tanti numeri o d'altro. Adesso anche molti impresari cercano di non scoprire troppo le carte per non far copiare ad altri, cioè anche quelli un po' più scafati iniziano ad essere, giustamente, anche proteggono le loro competenze. E, però questa è una delle prime discriminanti. Quando vediamo un preventivo fatto con 5 righe, cappotto a regola d'arte, sì, vabbè, però attenzione, ecco. Io su questi casi torno al consiglio iniziale: è meglio avere le idee chiare nel momento in cui chiedo qualcosa. Io chiedo questo, che è fatto di cappotto composto da isolante naturale più sistema di tassellatura numero tasselli con sistema di attacco a terra con elemento con profilo di partenza non metallico che fuoriesce con raccordo, visto la domanda di prima, raccordo dell'attacco a terra fatto così, e faccio queste richieste specifiche. Già lì taglio fuori il 50-60% di chi non sa rispondermi. Certo. E poi chi mi risponde magari mi propone qualcosa di diverso che anche il tecnico può imparare di nuovo, di più interessante, o una soluzione che hanno già adottato. Però partire già con alcune idee chiare di scelta di prodotto e di definizione dei dettagli, qui ho fatti molti corsi di come fare un capitolato e di come fare un preventivo. Perché anche l'impresa che arriva lì, se deve usare il paraspigolo, la freccia 3D, cioè una serie di accessori che servono, e non li ha messi in conto, diventa un casino. O il lavoro è fatto male, o deve rimettersi i soldi. Per cui avere le idee chiare, quindi una base di progettazione, un referente fin dall'inizio, diventa importante. Sì, questa infatti è la parte più difficile, perché è anche il comunicare, il far capire cos'è la differenza, quali sono gli elementi differenti. Per quello è utile fare questo tipo di comunicazione, perché altrimenti continuiamo a utilizzare i prodotti per pigrizia. Okay? Sì. Sì, guarda, c'è una cosa che adesso sta uscendo, no, con le varie normative di posa del sistema cappotto ed altro, e per esperienza personale purtroppo dico sì, è vero, ci sono molte persone che si stanno formando nel sistema di posa cappotto, però la posa del cappotto o è affidata ad un'azienda artigiana che conosco le persone che arrivano e quindi so che sono loro che seguono questo, quando è affidato ad un'azienda diversa vi invito a fare un po' più di attenzione, perché poi arriva il subappalto dell'artigiano che è il più bravo di tutti, ma spesse volte il riferimento di competenza ce l'ha il geometra di cantiere, tanto per capirsi, ma non quello che arriva lì in cantiere. Ecco, quella è un'altra cosa dove
l'aiuto del tecnico e la conoscenza di chi si ha di fronte diventa abbastanza importante. A seconda delle dimensioni dei cantieri, certo, devo capire a chi affidarmi, trovo delle aziende più strutturate che hanno più squadre di posa competenti, o qualcuno di queste competenti, qualcuno magari meno competente, che però fa un lavoro che viene guidato da altri, e questa è una cosa che mette in tranquillità sia il tecnico che il committente. Sì, infatti, l'importante è appunto affidarsi al progettista, che poi lui può avere, avrà sicuramente una squadra collaudata con la quale puoi andare a, a lavorare con questi materiali che sono straordinari, però bisogna saperli, come tutti gli altri materiali, saperli anche posare in modo adeguato in base a come, come vengono prescritti dalle, dalle varie norme. Ad esempio, viene in mente che quando si va a fare l'attacco a terra del, del cappotto in fibra di legno, non potrò attaccare lì la fibra di legno al pavimento. Dovrò fare il famoso rialzo di 30, 40, 50 centimetri neanche in base al dove... Nicola, neanche il polistirolo, per la cronaca. Sì, esatto, per neanche il polistirolo. Certo. Neanche il polistirolo posso andare a terra, perché hanno, abbiamo visto che è un problema anche quello, solo che chi fa polistirolo, siccome non si interessa, non è che tutti, adesso non voglio essere cattivo, però alcuni di quelli che lavorano così fanno questo, ed è sbagliato anche su quel tipo di prodotto, per cui alcune attenzioni che magari abbiamo portato noi perché usiamo dei prodotti meno conosciuti, e poi si è capito che servono in maniera importante anche per prodotti che erano buttati lì proprio scadenti, quindi sì, è servito per far migliorare un po' tutti, esattamente, sì. Quindi avere persone che sanno quello che stanno facendo con un po' di attenzione o d'altro, ecco, una cosa che a me fa un po' innervosire tante volte è che magari si perde un sacco di tempo nella scelta della tonalità di colore, che per carità è importante, o sulla lavorazione finale. Ricordo, il sistema cappotto è un sistema che viene rasato a mano, finito a mano, quindi preferisco io personalmente che ci sia un po' di imperfezione nella planarità, che però sia fatta una buona rasatura con un buon spessore, che sia più robusto meccanicamente la parte esterna, che la rete sia posizionata nel posto giusto, che si faccia l'intonachino più la pittura piuttosto che solo un intonachino colorato, e tollero di più un difetto che è puramente estetico rispetto alla bontà di quella, della sostanza che vado a farla. Ecco, questo è un passaggio abbastanza importante. Sì, perché soprattutto in interventi grandi, condominiali, l'importante che della durata nel tempo è fondamentale, altrimenti vediamo poi quelle immagini che vi ho fatto vedere prima, che sì, costano poco, però durata... Sì, poi, tra l'altro adesso stanno chiedendo sempre più spesso, quello di Bologna abbiamo visto era un colore molto forte, no? E molti prodotti sintetici hanno grossi limiti sulle temperature. A 75 gradi un EPS si scioglie, inizia a sciogliersi, e quindi alcune facciate alte esposte diventa piuttosto pesante, può diventare pesante la situazione sui colori. Su questo adesso stiamo imparando un po' la tecnica francese, che io lo sto proponendo da qualche anno, cioè fare un intonachino e poi andare su con una pittura, un intonachino neutro, bianco o neutro, e poi andare su con una pittura, perché facilita molto la stesura di colori anche un po' più carichi e l'uniformità di lettura del colore, e protegge meglio qualsiasi parte, qualsiasi dettaglio, l'attacco attorno al balcone piuttosto che attorno al gancio del pluviale, quei punti dove a lavorare con l'intonachino, cioè con una cosa data a spatola, si fa fatica ad arrivare con precisione, mentre col pennello a pittura è più facile chiudere bene quel punto, e mi dà molta più sicurezza, ecco. Mi ha chiesto di non entrare nei dettagli, Nicola, ma ci tocca. No, va bene. Ci tocca. Vogliamo committenti che sono informati e che vanno a spiegare all'impresa o al progettista. Coraggiosi, no? Coraggiosi, quindi. Come vogliono la propria abitazione, perché
chiaramente anche le archistar devono studiare, cioè non solo i committenti, devono aggiornarsi per dare poi un prodotto prestazionale, giustamente. E un po' per concludere, quali sono i tuoi 10 consigli? Chiedo sempre in fondo 10 consigli per avere un cappotto naturale che possa durare nel tempo e che non sia solamente un costo, un danno e un problema. Ti tiro l'orecchio, Nicola, chiedemene prima così mi preparo, caspita, così alla fine a bruciapelo. È un buon riassunto, dai. Adesso mi riscrivo, lo faccio un po' veloce. Ma allora, 10 consigli. Dai, ne do qualcuno, però è un riassunto e non pretendere che siano in ordine di importanza perché vado un po' così random. Ma direi innanzitutto sapere quello che si vuole. Okay. Voglio un prodotto naturale, bene, so cos'è, so cosa voglio, e sapere cosa si vuole vuol dire il committente coraggioso che si informa e collabora con il tecnico. Questo è un passaggio per me il più importante, nel senso che lì metto le idee chiare, metto in ordine quello che voglio. Bene. Poi sul sistema cappotto rimango su un aspetto che è ancora esterno rispetto alla scelta dei materiali. Che struttura ho e qual è il mio referente di posa che mi troverò di fronte? Ho una struttura più piccolina per cui mi va bene la ditta artigiana, oppure devo appoggiarmi su una ditta che abbia più persone, quindi valutare, ma questo deriva dal punto 1, cioè mi confronto col professionista, ho un cappotto di 300 metri quadri o 3000 metri quadri, ecco, tanto per dire, quindi avrò un'esigenza piuttosto che un'altra. Idee chiare dove vado a parare. Per quanto riguarda la scelta dei materiali, per me è quasi obbligata, cioè non trovo sensato andare a fare interventi con prodotti di sintesi, cioè se sono il proprietario devo investire sulla mia abitazione, ma non sull'abitazione perché così ho solo un valore, cioè ho un valore alla fine, ma ho una qualità della vita che è completamente diversa, e questo lo riusciamo a dimostrare con i numeri, però le sensazioni che abbiamo descritto prima sono quelle che danno bontà ai numeri. Okay. E questo è il passaggio importante. Dal punto di vista tecnico, poi su strutture, visto che il bonus riguarda zone A, zone B, quindi edifici storici prevalentemente, dobbiamo rispettare anche la struttura. La struttura che abbiamo non è una struttura, molte volte murature, pietrame, misto, riporti di strutture, blocchi fatti in cantiere. E dobbiamo rispettarla, non possiamo prendere, sbattergli su, pensare di mettergli uno spolverino di nylon completamente chiuso, visto che c'è qualche runner che ci segue. Non posso pensare di mettermi il vecchio keyway di una volta e andare a correre e non morire dentro. Cioè, ci resto secco. Adesso usiamo dei prodotti che siano traspiranti, più aperti, perché ho un edificio che sta correndo, ok? Ho un edificio che ha delle caratteristiche migliorative, quindi lavora a un ritmo più veloce e quindi non posso chiuderlo. Adesso con le mascherine lo stiamo vivendo un po', sto passaggio qua, no? È un po' come sbattergli su una mascherina completamente chiusa. Il mio edificio, soprattutto una struttura storica, va in difficoltà. Quindi questo direi che è una delle motivazioni su edifici storici, di rispettare anche la struttura stessa. Questo diventa abbastanza importante. Certo. E poi il resto si entra nel dettaglio di progetto, lì studiare prima il progetto, il capitolato e le valutazioni dei preventivi. Direi che questi sono i problemi. Questo è fondamentale, infatti. Quello che qui parliamo all'interno di questo gruppo è appunto investire tempo nel progetto e nel
capire che cosa sto spendendo i soldi, questa è la cosa fondamentale, perché aspettare magari un po' di più, però capire cosa stiamo comprando, che servizio stiamo facendo fare al nostro architetto, all'impresa, che questa è la cosa fondamentale, non aver fatto di partire, ok? Sì, quello non è molte volte controproducente, perché parto velocemente e dopo mi blocco perché non so come fare un dettaglio, non so come fare l'altro, non ho pensato a questo o all'altro, ma il tecnico in questi casi riesce anche a sciogliere alcune perplessità che ci sono, ma ho i marmi alle finestre piuttosto che non ce li ho, ho gli scuri, ho le tapparelle, tutte queste lavorazioni. Tu, Nicola, sul nodo finestra ne sai ben qualcosa, no? Assolutamente, non ho fatto puntate. Faccio il cappotto, mi trovo un nodo finestra da paura, cioè nel senso che so già che lì mi entra uno spiffero d'aria impressionante. Nel momento in cui lavoro da fuori, lavoro, metto un nastro prima di iniziare a fare il cappotto oppure no? Ma se non l'ho previsto, e con tutto il rispetto dei committenti, penso che nessun committente lo richieda così all'impresa, e probabilmente sono pochissimi gli impresari che lo richiedono. Se ho un tecnico magari che mi dice, stiamo lavorando nel fare il cappotto, prima di iniziare nastriamo da fuori, perché così evitiamo dei rischi, e già quello sappiamo quanto una semplice nastratura di 3-4 serramenti su un appartamento ti cambi il comfort interno. La performance, non me ne vogliono i serramentisti, però abbiamo visto che in case con cappotto messo all'interno, con una leggera nastratura all'interno di tenuta all'aria su un serramento vecchio, ha veramente cambiato la vita all'interno degli occupanti, perché comunque hai sempre una minima ventilazione dovuta allo spiffo naturale delle condizioni del serramento, però hai ridotto molto il passaggio d'aria da quelle parti dove c'è la cornice che non andiamo a vedere, dove la schiuma si è consumata col tempo, giusto? E lì è tutto un mondo che non vedi perché è chiuso da una cornice. Sì. E magari andiamo a cambiare un serramento che magari neanche serve. Sì, questa è una delle situazioni che capita spesso. Sì, ti sento un po' saltellante, Nicola. Ok, così sarà un po' internet che fa inizia. Fa un po' di pezzo. Vai pure. No, sono queste le priorità, insomma, partire con le idee chiare, quindi le idee chiare vuol dire anche risolvere alcune situazioni e andare a progettare una scelta. E poi sapere dove devo andare a parare a livello di a chi devo chiedere il preventivo, essenzialmente scegliere un prodotto che mi faccia stare bene, questo star bene me, star bene le murature, che sono la stessa cosa a mio avviso, perché se una muratura è sana, salubre, asciutta, sto meglio anch'io, ovviamente la mia terza pelle, come si dice di solito. E poi da lì parte tutto quello che è il mondo tecnico del dettaglio, della soluzione del dettaglio, ma lì direi che una volta che si è arrivati a questo livello, forse la parte più facile e anche più divertente del lavoro. Divertente, stavo dicendo. Sì, sì, sì. Una volta che l'idea è chiara, è più carino trovare anche la soluzione, dicevo prima, del LED, della luce, cioè quelle diventano quelle cosine carine che vai... Però a monte devi avere tutto il resto, non devi concentrarti solo su quell'aspetto lì. Certo, certo. Va bene, abbiamo fatto un'oretta di infarinatura sul cappotto naturale con il bonus facciato 2020. Ti volevo ringraziare per la tua disponibilità, grazie per aver esportato la tua esperienza all'interno di questo gruppo. Ok, però lo stipendio mio, Nicola, ricordo che è una corsa con Marco e con te. Volentieri. Sto seguendo Marco Cimini, però dovete andare piano perché sono messo male. Il problema è che io e te siamo a Verona mentre Marco è in Abruzzo insieme, perciò già che ci troviamo da qualche parte. Lui si muove, per cui dobbiamo organizzare un'uscita, dai. Ok, perfetto, sarà fatta.
Va okay. bene, grazie della disponibilità. Saluto tutti quanti e ciao alla prossima puntata. Ciao ciao. Ciao, ciao.